È veramente necessario modificare la Costituzione così come si accingono a fare in queste ore governo e Parlamento? Ed è utile per l'Italia restare nell'euro? Per dare una risposta a questi interrogativi, l'Associazione Riscossa Italiana ha riunito giuristi, economisti ed esponenti delle istituzioni al convegno dal titolo La Costituzione di cui l'Italia ha bisogno, tenutosi lo scorso venerdì 11 luglio nella sala Mariella Cirillo della sede della provincia di Napoli di Piazza Matteotti. Presenti tra gli altri il sindaco di Napoli Luigi De Magistris e il vicepresidente emerito della Corte Costituzionale Paolo Maddalena. Obiettivo dei promotori era analizzare il quadro dei problemi effettivi della realtà italiana e riportare attenzione sui valori e gli strumenti della nostra Carta fondamentale, nella consapevolezza che solo questi possano garantire la democrazia ed il benessere della comunità nazionale. Le risposte, infatti, che sono venute fuori dal dibattito moderato da Angelo Delle Cave, membro di Riscossa Italiana e del Comitato Italiano Popolo Sovrano, sono state molto caute sull'opportunità di cambiare il testo della Il Costituzione. problema che invece dovremmo porci è quali siano le reali difficoltà, le reali cause della crisi, perché se non conosciamo la reale diagnosi non possiamo neanche comprendere la terapia. La Carta Costituzionale è quello di cui l'Italia ha bisogno, perché, come cercherò di illustrare nel mio intervento, era il punto di equilibrio di una storia già vista. Noi stiamo ripercorrendo vicende e problemi che si erano già proposti nella storia, chiamiamo così, del conflitto sociale, del capitalismo. La Costituzione li aveva risolti. Quello di cui ne abbiamo bisogno, quindi, è di ripristinare la Costituzione. Però, siccome, il vincolo europeo, per capirci, ha messo sotto contestazione, se non addirittura sotto sospensione, di fatto, le previsioni fondamentali della Costituzione, forse si può provare a esplicitare ciò che l'Assemblea Costituente, i padri fondatori della nostra Costituzione e le stesse sentenze della Corte Costituzionale hanno precisato nel corso del tempo, in modo da esplicitare meglio quali sono i principi invalicabili che garantiscono la democrazia intesa come benessere generale in Italia. Anche sulla convenienza di mantenere il nostro paese nell'ambito della moneta unica sono state sollevate notevoli perplessità. L'euro e tutto quello che è stato fatto fino adesso a supporto per il mantenimento della moneta unica è insostenibile. Quindi cerchiamo, dal punto di vista sia giuridico che economico, con questa associazione per l'appunto Riscossa Italiana, di evidenziarne tutta la sua gravità. La nostra analisi, e fra l'altro c'è un comitato scientifico nell'ambito di Riscossa Italiana, si propone essenzialmente di verificare se i famosi vantaggi che sono stati tanto decantati sia all'inizio che durante l'aggregazione monetaria sussistono ancora, perché noi ci stiamo rendendo perfettamente conto che non sono contemplati nei famosi vantaggi una serie di disagi, a iniziare dalle 1.000 aziende che chiudono ogni giorno in Italia, dalle persone che si suicidano, dal 42-43% dei giovani che non trovano lavoro, e quindi vogliamo mettere sul piatto della bilancia anche questi aspetti, non escluso anche la valutazione di uscire. Maddalena ha rimarcato la necessità di preservare l'attuale Costituzione che pone al centro la persona. L'Italia ha bisogno di questa Costituzione che è stata applicata nel primo decennio, poi la si è dimenticata. E anziché agire sotto la vigenza di questa molto saggia Costituzione, che è tutta informata sullo Stato sociale di diritto, cioè dire su un principio di eguaglianza di tutti i cittadini, sul benessere di tutti i cittadini, è stata dimenticata praticamente, e si è ripescato allo Statuto di Carlo Alberto, che pone in primo piano i beni, la tutela dei beni, leggiamo il danaro, chi più fa danaro più è tutelato, comunque sia fatto, poi questo interessa meno. Mentre invece abbiamo dimenticato il valore enorme della persona umana, del benessere della persona umana. Lo Stato sociale di diritto mira al benessere di tutti i cittadini. La Costituzione italiana rappresenta l'unica strategia economica possibile per frenare le difficoltà enormi che ci sta provocando l'euro. Adesione a questi concetti è venuta anche da De Magistris, che ha messo in guardia il Parlamento dal procedere alle modifiche attualmente all'esame del Senato. Questa Costituzione che nasce sul sangue degli italiani, io me la terrei molto cara anche per un motivo semplice, che è molto ancora lontana dall'essere attuata. Ma possiamo oggi dire, al di là dell'evidenza più macroscopica dei tribunali, no, dove la legge in realtà non è uguale per tutti, lo sappiamo tutti, ma pensiamo agli altri temi, l'uguaglianza sostanziale, l'uguaglianza sul sesso, sulla religione, sul censo.
La Costituzione ci dice nei suoi primi due articoli che la persona conta più del denaro. Possiamo dire che questa parte della Costituzione è stata attuata. L'Unione Europea sino ad oggi si è occupato molto prima del denaro e ancora non si è occupato dei diritti e delle persone. Se vedo la riforma, e chiudo veramente, della legge elettorale e del Senato della Repubblica, mi par di vedere che stiamo andando esattamente in direzione opposta.